Giovedì 18 ottobre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, buon giovedì a tutti. Anche oggi, come di consueto, cercheremo di raccontarvi un altro protagonista della nostra città, un protagonista che ha preso residenza qualche mese fa, adesso poi ce lo racconterà il nostro ospite di oggi. Parliamo di una ONG però molto importante, famosissima, una ONG italiana, stiamo parlando di InterSOS e abbiamo qui con noi oggi Giacomo Franceschini, responsabile dell'ufficio di Milano di InterSOS. Buongiorno Giacomo, benvenuto. Buongiorno. Diciamo appunto che da qualche mese avete preso residenza a Milano anche voi, no? Giustamente. Sì, sì, esatto, da aprile praticamente. Da aprile avete aperto un ufficio anche nella nostra città e siamo ben contenti di accogliere allora quest'oggi qui InterSOS, che diciamo appunto un nome conosciuto, una ONG abbastanza seguita, ma giusto così per fare bene le cose dall'inizio, raccontaci bene che cos'è InterSOS. Sì, InterSOS è un'organizzazione non governativa, ovvero un'associazione, come dire, un'associazione laica che lavora in ambito umanitario, ovvero quindi ci occupiamo solo di progetti umanitari, quindi risposta ai conflitti e alle calamità naturali. Mm-hmm. Lavoriamo in 18 paesi al mondo e siamo sostanzialmente forse tra le più grosse organizzazioni in Italia, benché probabilmente siamo un po' meno conosciuti di tante altre, perché per tantissimi anni, InterSOS ha 26 anni di vita, ci siamo occupati prevalentemente, come dire, di attività, di operazioni. Avete lavorato invece di, esatto, di raccontare quello che faceva. Qualcuno, esatto. Qualcuno, però complimenti per il lavoro. Grazie. No, qualcuno ci ha detto che abbiamo, come dire, timore, siamo timidi a espatriare in Italia sostanzialmente, mm-hmm, quindi abbiamo più dimestichezza a lavorare in posti remoti del pianeta dove più c'è bisogno. Una situazione però completamente italiana, mi dicevi, nata appunto 26 anni fa in Italia, dalla società civile che a un certo punto appunto ha deciso di andare a intervenire in situazioni di emergenza, esatto, diciamo. No? Esatto, la sede è a Roma, sì? La sede a Roma principale è operativa è a Roma. E qui a Milano abbiamo, diciamo, da pochissimo creato questo ufficio di rappresentanza, in posizionamento. Anche perché appunto nel mondo, diciamo, fate tantissime attività, anche in posti dove difficilmente qualcuno ci vorrebbe andare, nel senso che insomma so che siete in Afghanistan, siete in Siria. Che tipo di operazioni, che tipo di supporto date in quei paesi? Ma sì, certamente non siamo un'agenzia di viaggi, quindi lavoriamo esclusivamente in quelli che la gente definisce postacci, no? Quindi in situazioni di conflitto o post-conflitto o situazioni di estrema vulnerabilità come grandi calamità naturali, tipo l'Indonesia in questo momento. Che cosa facciamo? Prevalentemente siamo un ONG multisettoriale, ma prevalentemente ci occupiamo di popolazioni che si spostano, quindi di quelli che qui verrebbero chiamati migranti, no? In realtà per noi sono rifugiati, sono sfollati interni. Sono molto interessante quando dici gente che si sposta, perché dice, non esiste solo i migranti, ci sono tanti motivi, tanti modi, certo, di spostarsi. Assolutamente, no? Assolutamente. E immagini in Indonesia adesso chissà quanti sono dovuti spostare perché non possono più stare dove erano e magari semplicemente si spostano di un paio di isole, di qualche centinaio di chilometri, immagino, sì, anche, ma no? Sì, ma sì, ma anche molto meno, veramente molto meno. I nostri operatori, la situazione proprio in Indonesia, giusto perché l'abbiamo citata, è ancora talmente caotica che i nostri operatori stanno arrivando ora in zone dove nessuno è ancora arrivato e trova la gente che si è giustamente spostata sulle colline perché hanno terrore tremendo di una nuova ondata, ingiustificata tra l'altro, e sono arroccati magari poche decine di, diciamo, di famiglie, ma che non hanno ancora, a distanza ormai di settimane, ricevuto nessun tipo di aiuto. Quindi sì, noi, per rispondere alla domanda, ci occupiamo di, quindi, aiuti umanitari a popolazioni che si spostano, prevalentemente protezione, ma anche sanità, e poi tanti altri settori come acqua, distribuzione di cibo, educazione in contesti di emergenza, insomma tanti. Dicevi che vi siete anche accorti forse di essere l'unica, una delle poche che proprio ha questo focus esclusivamente su appunto la gente che si sposta, no? È diventato di moda, cioè in un momento in cui tutti un po' parlano di questo, vi siete accorti di essere forse quella che l'abbiamo sempre fatto senza accorgersene, quasi, sì, no? Sì, esatto, è sempre stata quella la vostra vocazione, esatto,
Sì, lavorando sui conflitti, lavorando appunto sulle popolazioni che si spostano, ti ritrovi dall'Afghanistan alla Giordania, l'Iraq, lo Yemen, il Libano, passando dalla Siria per poi passare a tutti diciamo, i paesi dell'Africa subsahariana, dalla Somalia, la Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, il Congo, la Nigeria. E ti ritrovi poi, come dire, ad accompagnare davvero questi gli esodi di queste popolazioni sfortunatissime che fuggono da contesti appunto di guerra, di guerre civili, ma anche di oppressioni, di dittature, o banalmente che fuggono anche dalla fame o in cerca di una vita migliore, sostanzialmente, fino alla Libia, dove abbiamo le nostre operazioni in Libia, e poi più in Italia. Bellissimo, arrivate appunto a dire, cioè vi siete accorti, insomma, tutto questo know-how imparato in giro al mondo sta servendo molto invece sulle nostre coste, diciamo, nel senso che poi appunto tutto arriva lì, nel senso non è vero perché ci sono anche altri sbocchi in Europa, è inutile che diciamo sempre che solo qui arrivano, Certo. per fortuna, cioè, o meglio, non so se per fortuna o per sfortuna, lì bisogna capire, in realtà ci sono molte altre vie, quella della Libia è una delle più battute sicuramente, vi siete ritrovati ovviamente operare anche lì, no? Assolutamente sì, diciamo che noi rispondiamo alla nostra mission di essere in prima linea dove c'è bisogno, in prima linea non necessariamente come fronte di guerra, ma in prima linea nel senso proprio come, con i nostri operatori dove c'è bisogno sul campo, e quindi oggi il campo è sotto casa. Quindi ci siamo accorti che dalla Libia in poi appunto c'è un nuovo field per noi che sono le navi, diciamo, della Guardia Costiera sulle quali abbiamo i nostri Ecco, operatori. spieghiamo bene come funziona questo, perché insomma, secondo me Sono. anche su qui c'è troppa confusione, nel senso che tra chi pensa che appunto ci siano dei servizi taxi che portano avanti e indietro migranti nello stretto di Sicilia, chi pensa che invece le guardie costiere sia lì a rimandare indietro. Cioè, allora, spieghiamo bene come funziona. I vostri operatori, ad esempio, sono imbarcati su alcune navi, la famosa, ad esempio, 18, sulle navi della costiera, della guardia costiera. Esatto. Perché, che cosa fanno e come funziona? Allora, noi in Italia, e quindi a partire dalle navi della Guardia Costiera e poi tutto il lavoro che facciamo in Italia, da Palermo alla Puglia, nel Lazio fino a Ventimiglia, ci occupiamo prevalentemente di minori in transito. Ok? Quindi a partire dalle navi della Guardia Costiera. Sulle navi della Guardia Costiera abbiamo i nostri mediatori culturali e quindi animatori sostanzialmente, che operatori sociali che assistono i minori in transito, quindi minori che si ritrovano a fare la traversata e poi a essere imbarcati su una nave di salvataggio della Guardia Costiera che necessitano di tutto il supporto necessario che un minore necessita sostanzialmente. Quindi, ci occupiamo di prenderli in carico e di tutte le operazioni. Poi, una volta arrivati allo sbarco, quando ci facciano sbarcare, ci occupiamo appunto di tutte le parti, diciamo, più amministrativa, di registrazione Noi e quant'altro. l'abbiamo fatto da come battuta questa cosa che quando ci facciano sbarcare, io ho anche sorriso, però insomma immagino siano stati dei momenti difficili per i vostri operatori. Ma come dire, c'è stata un'operazione molto mediatica, decisamente tutto quello che avviene in questo momento nel Mediterraneo, come dire, rasenta i limiti della legalità, no? La chiusura dei porti con un semplice tweet, è fuori da ogni logica, come dire, di governo. Secondo te, quanta confusione c'è intorno proprio a questo tema? Cioè, diciamo sia dall'una che dall'altra parte, nel senso, quanto davvero i giornali, le TV riescono a raccontare realmente quello che sta succedendo? Confusione ce n'è proprio tanta, probabilmente almeno quanta se ne vuole, cioè si Ok, chiarissimo. vuole che ci sia. Sostanzialmente, come dire, la posizione di un'organizzazione non governativa che si occupa di aiuti umanitari è di aiuti umanitari che si occupa, quindi noi non siamo contro qualcuno, non siamo a favore, diciamo, dei diritti, per cui Secondo me, non laddove. siete neanche a favore, diciamo, del migrante, non so come dire, Ah, siete a favore dei assolutamente suoi no, diritti, non del fatto di assolutamente. facciamo migrare la gente, c'è cioè questo, perché a me è questo Un che uomo in mare è un prende. uomo in mare. Qualsiasi Ok. pescatore lo tirerebbe su, perché non lo dovremmo tirare su noi o non dovrebbe tirarlo su uno Stato e salvarlo? Dopodiché si capisce se ha tutti, come dire, i diritti necessari per richiedere asilo. È proprio un problema secondario che arriva dopo. Ma esistono, come dire, dei trattati internazionali sul diritto internazionale, sul diritto come dire, all'asilo.
Non si può far finta che tutto quello che abbiamo costruito con tantissima fatica in decenni di legislazioni, semplicemente perché in questo momento, come dire, fa gioco politico Poi probabilmente. forse mi viene da dire anche, poi almeno risponde, fare magari poi anche delle leggi nuove o più complete sul come poter arrivare in Italia a regolamentare, come poter regolamentare i flussi migratori, tutto forse sarebbe invece l'ordine del giorno piuttosto che appunto chiudere i porti o semplicemente sbarrare la strada. Io, sai, non credo che occorra neanche poi legiferare più di tanto, probabilmente occorrerebbe mettere in atto quello che c'è senza ostacolarlo, no? Certo, probabilmente dal punto di vista proprio anche legislativo occorrerebbe fluidificare un attimino alcuni. Però oggi come oggi, se io da uno dei paesi dell'Africa subsahariana sono leggermente più abbronzato di come sono io e richiedo un visto regolare per arrivare in Europa o in Italia, non c'è assolutamente nessun canale possibile perché io possa farlo, ma non perché non c'è una legge che lo permetta, perché oggi c'è un blocco, sostanzialmente. Per cui tutto questo alimenta ovviamente le traversate illegali del deserto, con le decine e centinaia di morti che non si contano, perché si contano unicamente quelli che vengono censiti, diciamo, durante la traversata Quello che mi dice appunto è del Mediterraneo. quello che a me poi fa specie un attimo è che non vengono censiti appunto tutte le vittime che sono in tutto questo tragitto, non vengono censiti magari tutti quelli che ci speculano durante il tragitto, chi ci Certo. guadagna durante il tragitto, però poi viene indicata l'ONG finale come quella che si sta arricchendo grazie a questo business. Io immagino appunto qua tu fuori abbia la Rolls Royce posteggiata, Sì, no? Immagino, no? Ecco, esatto. spieghiamo anche questa, appunto, come dire. Non siete Gesù Cristo che è venuto ad aiutare, nel senso che giustamente avete dei costi che vengono sostenuti dallo Stato per fare le vostre operazioni, ma non è un'operazione commerciale la vostra. Ci mancherebbe altro, voglio Però troppo dire. spesso qui invece sembra che veramente tutti i vari direttori come te fuori hanno magari il Ferrari posteggiato, no? No, invece non è proprio così. Ovviamente bisogna, secondo me, in Italia c'è anche una falsa informazione, una scarsa informazione rispetto a chi siamo, no? E questo secondo me è importantissimo. Aiutami a... Sotto il nome di, diciamo, di ONG sostanzialmente poi si nascondono moltissime realtà, tutte molto belle, non sto dicendo che la nostra è migliore di tante altre, ma alcune che sono veramente associazioni molto piccole, associazioni di parrocchia piuttosto che gruppetti, diciamo, di giovani che si vogliono mettere insieme per fare qualcosa di molto bello, dove al loro interno hanno sostanzialmente prevalentemente volontari, a organizzazioni strutturate che hanno fatto del loro lavoro, una professione, cioè mandare un ingegnere in Afghanistan, difficilmente io lo trovo volontario, no? Anche perché, come dire, per il livello di complessità, ma banalmente anche dell'accesso proprio umanitario, dei corridoi umanitari, o piuttosto che l'alta professionalità che serve per fare quel lavoro per cui lo sto mandando, io ho bisogno di un professionista. Pertanto, come dire, le nostre organizzazioni sono organizzazioni non di volontariato, come spesso si confonde, sono organizzazioni che mettono a disposizione una altissima professionalità per lavorare in contesti difficilissimi e salvare vite. Quindi noi siamo pagati, è il nostro lavoro, io faccio questo lavoro da 26 anni e credo che questo faccia la differenza, ma non debba indignare le persone, dire bene, Infatti. allora non sono pagati, non sono più eroi, ma noi non siamo eroi. Facciamo questo mestiere con tantissima passione ed occorre tanta professionalità. Perché quello che mi fa specie è che nessuno poi si scandalizza se invece il chirurgo che ti opera qua a Milano viene pagato, nel senso che nessuno si scandalizza di Esattamente. questo. Non capisco appunto perché invece si debba scandalizzare perché appunto un ingegnere in questo caso o O il un medico. medico, un infermiere anche magari ci sa che deve andare appunto in Siria a fare le vostre operazioni e venga ovviamente giustamente pagato per il suo lavoro. Ma io dico sì, in un mondo perfetto ci sarebbero organizzazioni dell'ONU che dovrebbero fare questa cosa e basta appunto. Però insomma... Da qualche parte qualcuno poi deve pagare comunque, in fondo, nel senso Anche perché che... le organizzazioni dell'ONU poi costano almeno 3 volte quanto costiamo noi. Ecco, infatti, poi appunto c'è anche questo tema, cioè, molti dicono, Esatto. ecco, tutti i soldi spesi proprio in organizzazioni così. In realtà le ONG so che insomma fanno una grande battaglia interna nel tenere i costi di gestione al minimo sindacale, dovrebbe Esattamente, dire, no? il 94% dei nostri fondi va ai progetti. Oh, Noi questo è viviamo di interessante. 6%, quindi il 6% di quello che riusciamo a recuperare come fundraising, come raccolta fondi,
è destinato ai costi di struttura, quindi solo un 6%. E non c'è nessun tipo di organizzazione, appunto nelle Nazioni Unite che citavi un attimo fa, che lavori meno del 25-30% come costo di struttura. Questo Dai, giusto per 3%, darci cioè. un... Ma no, ma che vuol dire, qualsiasi tipo di impresa probabilmente Sì, lavora beh, intorno a infatti queste... un'azienda normale farebbe così. Chiaro. Però giustamente invece le ONG proprio so che spingono sempre di più per proprio intendo Eh riuscire a certo. avere sempre costi di gestione più bassi possibili, proprio per appunto destinare il 90, interso, dicevi 94, 96. 96% ai progetti, insomma. No, scusami, 94, 6, 94, sì, 4, ok. 94, mi confuso. 94% alle operazioni, ai progetti, insomma, è davvero un risultato fantastico. Torniamo sulla nostra penisola a questo punto e raccontaci un po' appunto, oltre ad essere però sulle navi della Guardia Costiera, poi diciamo che seguite un po' tutto l'iter anche all'interno dello stivale, no? Certo. Vi troviamo anche in altre situazioni, tipo... E tipo, allora, in Sicilia abbiamo sostanzialmente, ci siamo specializzati, diciamo, tra virgolette, in supporto a piccole associazioni che si occupano di accoglienza, di migranti proprio in Sicilia, per cui soprattutto di minori, e quindi facciamo formazione del personale delle altre organizzazioni. Poi, abbiamo a Foggia e a Crotone sostanzialmente delle cliniche mobili che si occupano di migranti, in particolare Crotone nel girone dell'inferno della raccolta dei pomodori. A Roma abbiamo uno Ecco, molto storico. interessante una cosa che so che avete fatto a Roma, Sì, che mi dicevi si chiama Intersos 24. esattamente. È un Perché evoluto. poi dicevi che qua in realtà non siete poi anche solo sui migranti, ma anche proprio sulla popolazione locale, Sì, diciamo, sugli Intersos. indigeni, Esattamente, verrebbe da dire. gli indigeni. Allora, Intersos 24 è una realtà molto interessante. Intanto nasce da un'altra realtà che si chiamava A28 ed era una realtà nata un bel po' di anni fa. In soccorso ai migranti, i minori afghani che transitavano su Roma, ma transitavano perché poi andavano verso il nord Europa. Era una struttura molto piccola, di qualche decina di, diciamo, di posti letto, e residenziale. E dallo scorso anno abbiamo aperto Intersos 24, quindi grazie a una donazione, se ricordo bene, della regione Lazio, di un grande edificio che abbiamo ristrutturato. Abbiamo creato questo centro di accoglienza per minori in transito. A questo punto non sono più afghani, ma sono di tutti i transiti di minori, diciamo, e in parte anche di donne con bambini, su Roma. Allora, da una parte è interessante capire e, come dire, proprio il tipo di servizio che forniamo. Riempie una sorta di vuoto istituzionale, cioè noi assistiamo non quelli che vogliono restare, ma quelli che stanno Ecco, perché passando, prima vedete, scusi, no? intanto vuol dire che loro hanno una destinazione, vogliono Loro, andare in un esatto, posto. loro arrivano qua per andare verso il nord Europa, in Germania, in Norvegia Ok. o in Francia, insomma, dove hanno i loro contatti, soprattutto i minori, e i minori appunto vanno a ricongiungersi con i genitori, un papà che è partito qualche anno prima, eccetera. E come dire, immaginate un minore in una Quindi città questo, ad esempio, loro come Roma. non credo, correggimi se sbaglio, perché qui la legge è poi complicata a volte, non hanno ad esempio quindi fatto richieste di asilo politico in Italia, non hanno fatto nessuna richiesta Loro di status godono in Italia, di una giusto? protezione speciale, essendo minori, Ok. ok? Però sostanzialmente sfuggono un po', cioè essendo minori, chi è il cappello istituzionale, il tutore di questi bambini? Quindi noi diamo riparo per quei pochi giorni che loro desiderano restare sostanzialmente a Roma e in questa struttura che è Intersos 24. Quello a cui facevi riferimento prima. Dell'integrazione come dire, di questo Servizio, esperimento, no? Di integrazione di questo centro all'interno di una realtà molto depressa di Roma, che è come Torre Spaccata, che è una zona, una delle tante zone, diciamo, di minore sviluppo. Questo centro ha sviluppato dei servizi che non sono solo per i migranti residenti, ma per la comunità indigena, come dicevi prima tu, ma i romani o Romani. comunque per gli abitanti del quartiere che magari hanno necessità di una visita medica specialistica, ginecologica, per esempio. No, una volta a settimana il nostro centro apre agli residenti e quindi chiunque può andare a farsi visitare gratuitamente. Invece che Giacomo diceva andiamo a coprire un solo vuoto istituzionale, io vedo vuoti istituzionali in realtà è tutto il racconto di Giacomo dall'inizio alla fine, però vabbè, perché uno che di Roma non abbia un consultorio sotto casa da poter andare, ad esempio, è da farci un ragionamento su No, ma questo. sai, c'è da riflettere un pochino su anche le dinamiche economiche di questo Sì. paese che sta crollando, sta precipitando sempre di più in un baratro incredibile. Ci sono questi nuovi poveri, effettivamente, che non hanno più accesso a tutta una serie di servizi.
Questa sarà la nuova frontiera probabilmente della Sembra cooperazione nei prossimi quasi anni. da internazionale diventerà molto più nazionale a un certo punto, Pensavo proprio. ahimè. Ricordaci un po', visto che siamo quasi in chiusura, le coordinate di Intersos, come fare a intercettarvi, diciamo, potervi aiutare e che tipo di aiuto si può dare a Intersos? Allora, noi qui su Milano in particolare, essendo una sede molto molto nuova, siamo alla ricerca appunto di volontari che ci aiutino a costituire proprio un comitato locale di attivisti per aiutarci diciamo, in tutte le nostre attività di promozione dell'organizzazione, ma anche banalmente di raccolta fondi, okay? O di lavoro nelle scuole. Noi stiamo mettendo appunto un progetto di sensibilizzazione nelle scuole. Noi siamo basati in via Carducci al numero 4, Cadorna praticamente. Abbiamo una pagina Facebook, Comitato Milano, penso che sia Intersos Comitato Milano. Chi può fare il volontario per Intersos? Chiunque, noi abbiamo Perché spesso uno da dice: Ah, io non sono ragazzini. un medico, non so cosa fare. Spieghiamo anche quello, infatti, non è che Ma no, non te no. so se domani ti mandiamo in Afghanistan a operare a Ci cuore sono vari. aperto, no? Cioè, immagino ci siano. Intanto andando sul sito, diciamo, dalla madre del nostro quartiere generale di Roma, se si va su che cosa puoi fare tu, sostanzialmente ti dà un'idea già di che cosa puoi fare. Quindi non tutte le persone che si avvicinano a noi poi partono, ma perché per scelta anche loro, oppure perché non hanno i requisiti per poter essere utili Ecco, dove mi noi dicevi, non sono andiamo. un'agenzia di viaggi, mi dicevi anche, insomma. Esattamente, esattamente. Però, come dire, per esempio, qui su Scrittura questa milanese? piccola realtà milanese appena aperta, noi abbiamo da ragazzini che come dire, stanno iniziando adesso un corso universitario, a la mia cara Gisa di Varese, che ha 84 anni, per esempio, avendo visto un nostro evento organizzato al Guanella il 12 di luglio, che era la nostra prima presentazione, diciamo, di Intersos alla città, si è in qualche modo appassionata a noi e sta creando, come dire, un'associazione su Varese che ci sta in qualche modo supportando e con loro stiamo facendo un percorso. Quindi non c'è limite, non c'è professionalità particolare che occorre avere, ancora avere un po' di tempo, ecco, noi chiediamo tempo e cuore. Perfetto, allora io davvero Giacomo ti ringrazio tantissimo, Grazie grazie di a voi. essere stato con noi, tienici aggiornato su tutto quello che fa Intersos a Milano, se avete eventi appunto Certo. fatecelo sapere che daremo modo e faremo da megafono subito, immediatamente per le vostre iniziative. Hai nominato Dato Guanella, allora io rubo 2 minuti della vostra trasmissione per ricordarvi una cosa, sono aperte le votazioni di Milano Storytelling Awards, Cristina ti do il tempo di preparare il contributo filmato, così almeno siamo sicuri che sia pronto. Perché ha detto Tato Guanella, il 16 di novembre, proprio al Tato Guanella, ci sarà la serata finale di premiazione dei Milano Storytelling Awards. Potete ancora votare, le votazioni sono aperte. Chi dovete o chi potete votare, lo vediamo subito. Poi il 16 novembre tutti al Teatro Guanella per la serata finale, potete trovare sul nostro sito anche le indicazioni per prenotare i biglietti gratuiti della serata finale. E io davvero grazie ancora a Giacomo Franceschini, responsabile dell'ufficio milanese Grazie di a voi. Intersos, grazie di essere con noi, ci sentiremo prestissimo, teneteci aggiornato. Senz'altro, grazie mille. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.